Dalla Galleria Principe di Napoli alla Collina del Vomero, passando lungo via Toledo, il 21 marzo la città si veste di rosso per ospitare la terza edizione del Festival del Bacio, un tragitto lungo 6 chilometri che vedrà illuminati a tema anche i principali monumenti, da Castel dell'Ovo a Palazzo Reale e dal Maschio Angioino a Castel Sant'Elmo. L'evento è ideato dagli studenti della Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte e dell'Accademia Belle Arti di Napoli, che hanno realizzato opere d'arte e installazioni sistemate in diversi punti della città. L'obiettivo è quello appunto di riuscire a ridare al napoletano, comunque a chiunque passerà durante la serata del 21 verso il percorso che collega San Martino fino alla Galleria Principe, il Vomero al centro storico, è proprio quello di ridare il senso di aver ritrovato qualcosa che si è perduto, ma che il napoletano ha avuto sempre: la capacità di mettersi in rapporto con gli altri, la creatività innata. Il grande cuore rosso luminoso, installato il 14 febbraio sulla collina di San Martino, è emblema dell'evento e scandisce il battito del festival, ma una nuova scultura anamorfica intitolata Anima e composta da oltre 400 cubi in plexiglass pulsanti sarà allestita il 21 marzo. L'evento è realizzato in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune e coinvolgerà anche numerosi commercianti che lungo il percorso denominato con l'hashtag Cuore di Napoli vestiranno a festa le vetrine e prolungheranno fino alle 22 l'orario di apertura. Specialmente il contributo ci stanno dando i commercianti che, allestendo le loro vetrine a tema, creano questo filo rosso, diciamo questo filo di relazione tematico, questo flusso che seguirà tutto il percorso. La mia idea è che il bacio è il più potente strumento di coesione sociale e non è nella disponibilità né della BCE né della Commissione Europea, è a disposizione di ogni persona e quindi attraverso la relazione tra le persone noi possiamo migliorare molto la vita della nostra città e la qualità delle relazioni anche interpersonali.